Piove, piove, piove. Io devo mettermi al riparo. Sono boschi umidi, malsani. Si gela, raga. Credo fossero cervi. Sono sbucati. Come se non bastasse, stamattina mi sono svegliato e ho trovato una brutta sorpresa.
ciao ragazzi. E benvenuti in questo nuovo video. Come faccio a farvi capire quanto sono fradici sti boschi? Allora, innanzitutto guardate sto muschio che ricopre praticamente ogni cosa. Poi ci sono le pozze, questi boschi sono pieni di pozze che ancora non ho capito bene se sono originati dall'acqua piovana che si raccoglie e ristagna all'interno degli abballamenti o se è proprio acqua che viene su dal sottosuolo. Queste pozze non si asciugano mai, immaginate l'estate, le zanzare ve se magnano. Sono boschi umidi, malsani, ostili. E adesso noi montiamo la tenda. Può essere utile conoscere le misure di alcune parti del proprio corpo per poter misurare qualcosa al volo senza metro quando ci troviamo sul campo. Ad esempio, io so che da terra fino più o meno alla punta del mio naso sono circa 160 centimetri, che è esattamente l'altezza del palo della tenda. Per cui adesso prendo la misura e taglio il mio palo. Direttamente qui nel bosco. Qualche settimana fa su Instagram vi ho chiesto di rivolgermi delle domande sull'hot-tenting, sul campeggio con tenda e stufa. Seguitemi su Instagram se ancora non lo fate, trovate il link in descrizione. Una delle tante domande che mi sono arrivate è stata come fare ad arrotolare agevolmente una canna fumaria di questo tipo, di quelle in dotazione alle stufe ultraleggere, che altro non sono che un lamierino molto sottile in lega di titanio. Arrotolare questa cosa sul lato lungo la prima volta è effettivamente un'impresa, quindi io vi consiglio di farlo a casa. Vi armate di santa pazienza, vi mettete dei guanti, altrimenti vi tagliate e vi fate aiutare da qualcuno. Una volta effettuata la prima accensione, la canna fumaria diciamo che prende la forma, quindi si ricorderà la piegatura sul lato lungo e sarà molto più semplice da arrotolare in seguito. Adesso vi faccio vedere. Vedete? Prende già la forma. Ed è molto facile a questo punto infilare gli anelli. Si vede? Sì. Uno da una parte, uno dall'altra e poi cominciate a farli scorrere. Mettetevi i guanti quando fate sto lavoro, non fate come me, perché altrimenti ve tagliate.
Mi sono appena ritrovato faccia a faccia con un branco di, credo fossero cervi, sono sbucati da quella collinetta lì. Io ero qui che montavo, stavo montando la stufa, stavo facendo la ripresa. C'è stato un attimo di, così, di smarrimento, ci siamo guardati a vicenda, impietriti, senza sapere bene che cosa fare. Mexican standoff coi cervi e dopodiché sono scappati da quella parte di là. Erano un bel po'. Non sono riuscito a inquadrarli bene, purtroppo. Sono stati velocissimi. Però è stato bello, un bell'incontro. Il sole è tramontato, tra poco farà buio e le temperature stanno scendendo. Ho già acceso la stufa, vedete che fuma. Per il momento l'ho caricata con della legnetta fina che ho trovato vicino alla tenda, però mi serve della legna migliore. Stanotte di sicuro si va sotto zero, se non siamo già ora sotto zero qua, vedete? Ci sono dei rimasugli di... non so se è neve, pioggia ghiacciata. Ah, sta a fa buio.
Visto che sono stato ora al freddo, adesso mi ricarico con questo dolcetto che è una bomba nucleare. Guardate, c'è di tutto dentro. Cioccolato, frutta secca, questa qua credo sia pasta di mandorle. Mamma, è assurdo. Queste sono calorie, eh. Insieme invece bevo un po' di tè. Sta benissimo qua dentro al caldo. Già ho caldo, mi devo levare il cappello, la giacca, però aspetto perché tanto devo riuscire purtroppo per andarmi a occupare di quel tronco.
Ragazzi, mi sono messo a spaccare legna e ho perso la cognizione del tempo, praticamente è ora di cena. E ne ho fatta un botto, molta di più di quella che effettivamente mi servirà, come sempre, ma va bene così. Quando mi metto a lavorare con l'accetta è meditazione pura. La mente mi si svuota, esiste solo quel punto esatto sul ciocchetto di legno dove l'accetta va a colpire. Ormai sapete che quando me ne vengo a fare queste nottate da solo nel bosco, mi piace portare della roba strana da mangiare per cena e da assaggiare insieme a voi. Cibo insolito o un po' trash. Oggi devo dire che ho tra le mani qualcosa di interessante che ho trovato al supermercato danese. Wake up ha attirato la mia attenzione perché sopra ci sono le scritte in italiano. L'ho preso perché è tutto a base di legumi. Si prepara velocemente con poca acqua, la confezione è completamente in carta, non c'è plastica. Ed è prodotto in Italia. Ceci al curry con semi di lino, lenticchie nere beluga con pomodoro e basilico. Lenticchie e ceci. Cominciamo dai ceci. Questi dovrebbero essere piccanti. Buoni, sono croccanti. Non è una pappetta, cioè sì, è una pappetta, però i ceci hanno una bella consistenza. Il piccante non è esagerato, si fa sentire. Il giusto. Passiamo alle lenticchie. Con pomodoro e basilico. Si sente, oh. Buone. Queste sono decisamente più delicate. Quello era passabile, questo qui è proprio buono. Ora non so se è dovuto al fatto che sto morendo di fame, però queste lenticchie spaccano. Io sono un amante dei legumi, ne mangio un botto anche a casa. Questi qui, per essere dei legumi disidratati, non sono affatto male. Wake up promossa. C'è bisogno che vi ripeta che li ho comprati al supermercato di tasca mia, che non sono sponsorizzato da nessuna azienda e che ve li faccio vedere perché mi diverto ad assaggiarli insieme a voi? C'è bisogno che lo ripeta? Sono stanco morto, raga. Mo mi schiaffo nel sacco a pelo. Mamma mia. Non vedo l'ora. Ho dormito da schifo stanotte. Ho fatto un freddo mortale e io mi sono rigirato in continuazione. Nel sacco a pelo non riuscivo a scaldarmi. Non so perché, come se non bastasse, stamattina mi sono svegliato e ho trovato una brutta sorpresa. Ho notato che sulla tenda ci sono diversi buchi e l'unica cosa che può averli causati sono le scintille fuoriuscite dalla canna fumaria della stufa. Mi girano perché è un problema che so che esiste, che può capitare e avevo preso tutte le precauzioni. L'apice
della canna fumaria si trova ben al di sopra della distanza di sicurezza raccomandata che bisogna tenere tra lo sbocco della canna fumaria e le pareti della tenda. Il parascintille è correttamente montato. Non so cosa sia potuto succedere. È vero che ho utilizzato dell'abete, che è un legno che scoppietta. Però non ho mai visto o letto da nessuna parte che non bisogna usare legno di abete con queste stufe. D'altra parte c'è il parascintille apposta. Non lo so. Devo fare delle ricerche e venire a capo di questa cosa. Capire dove ho sbagliato. Voglio cercare di non farmi rovinare l'uscita da questa cosa, perché è stata una bella uscita. Per quanto possibile, perché come potete ben immaginare, i buchi nella tenda non sono proprio il massimo della vita. Devo pensare pure al modo con cui ho un modo con cui ripararli. Vabbè, adesso rimetto in pista la torcia svedese e vedo di prepararmi qualcosa di caldo da bere, perché fa un freddo glaciale. Ah, aperto e caldo ti rimetto al mondo. Si gela, raga. Si gela. Non riesco a darmi pace per aver bucato la tenda. Continua a ripetermi, brutto scemo. Lo sai che l'abete schioppa? Perché hai usato l'abete? Perché i faggi erano troppo distanti. Ah! Maledetto scansafatiche! Dim! E via discorrendo. Cose molto carine, molto simpatiche. Sono molto duro con me stesso quando sbaglio. Lo sono sempre stato, fin da piccolo. Adesso che sono grande e sono un po' più intelligente, sto cercando di smettere. Perché ho capito che crocifiggersi non serve a niente. Se trattassi i miei amici come tratto me stesso, probabilmente a quest'ora non avrei più neanche un amico, neanche quei pochi amici che ho. E trattare male la gente non fa bene. E non fa bene neanche trattare male se stessi. Può succedere di rovinare l'attrezzatura, ci sta. D'altra parte è attrezzatura fatta per andare nel bosco e non a un ricevimento. Se si vuole avere l'attrezzatura in tonsa, bisogna fare solo una cosa: stare a casa. E io non voglio stare a casa. Quindi, ragazzi, nonostante questa mattina mi rode, eppure parecchio, anche perché ho dormito da schifo, voglio concludere questo video lasciandovi con un messaggio positivo, che alla fine è sempre lo stesso. Uscite di casa, fate quello che vi piace, utilizzate la vostra attrezzatura, non abbiate paura di rovinarla e se sbagliate, non siete troppo duri con voi stessi, se no diventate brutti, cattivi e irascibili come me. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche in modo tale che appena esce un nuovo video subito ve lo andate a guardare. In descrizione trovate tutti i link, quello per donare 1 euro per aiutarmi ad acquistare la fotocamera dei miei sogni.
tutti i link del mio equipaggiamento, il link della mia pagina di Amazon, del secondo canale, eccetera eccetera eccetera. Grazie per essere stati con me anche questa volta, spero che il video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un commento e ci si vede alla prossima, ciao.